Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un altro Mi Alleno Con. Oggi sono con un veterano del nostro settore su YouTube, perché parlavamo prima, tu sei stato uno dei primi. Eh sì. Sono con Simone Workout, che ovviamente tantissimi di voi ragazzi conosceranno già. Io e lui non ci siamo mai incontrati, o comunque di sfuggita qualche volta. Una volta sfuggita. In aeroporto, sì, stavi partendo con Mattia, esatto. Non so dove. A Amsterdam. Perché non credo ci sia qualcuno, ma eventualmente per chi non lo conoscesse, Simone ha cominciato nel 2015, esatto, a fare contenuti sul fitness su YouTube, e adesso invece ha virato sul pugilato, esatto. Quindi si è dato al fighting, ma la passione per il fitness ovviamente è rimasta sempre. Sempre. Infatti oggi testeremo quanta passione ha e quanto spirito di sopravvivenza ha nel finire questo allenamento, anche se oggi gli va bene perché facciamo spalle, quindi dai. Però la mia domanda è: quanto mi fai soffrire da 1 a 10? Voglio sapere. Una scala troppo corta, 1 a 10. Devi aumentare la da scala. Da 1 a 100. Però è il mio meglio. In realtà è l'allenamento delle spalle, come ben sapete ragazzi, è un allenamento che ci porta così esaurimento come il dorso o le gambe certo. Ovviamente. Però diciamo che, parlando prima con Simone, lui ha detto che le spalle sono un po' il suo punto carente, lui è molto più forte negli esercizi di trazione. Sì, esatto. Giusto? Esatto. Che ci sta anche per via dello sport che fa, perché difficilmente comunque ho trovato in generale persone che combattevano molto forte sulle spinte. Io stesso, che vengo dal judo, sono molto più forte sui rematori, okay, che su altri tipi di esercizi, ad esempio. Quindi ci sta un pochino come denominatore comune tutti quelli che hanno un altro tipo di preparazione. Esatto, e poi la mia è anche un po' genetica, cioè io proprio di base, pure mi ricordo ai primi tempi in palestra, ero proprio molto più forte in tirata. Sulle trazioni? Che, sì, sì, ma proprio tanto, un gap tipo enorme. Quindi anche se, come vi ho detto prima, non è un gruppo muscolare molto impegnativo, nel suo caso specifico meglio fare questo, ma che meglio, è il suo punto carente. Ragazzi, la mia metodica di allenamento la conoscete, solitamente sulle spalle, che si dividono in esercizi in spinta e in esercizi in abduzione, faccio metà e metà. Chiaramente negli esercizi in spinta la possibilità, la potenzialità di carico è più alta. Ci concentreremo su un paio di esercizi dove staremo su ripetizioni un po' più basse, okay, un recupero più lungo, ma sfrutteremo un carico più elevato. E altri esercizi che saranno due tipologie diverse di alzate laterali, dove invece aumenteremo il numero delle ripetizioni e conseguentemente il carico dovrà essere un pochino più basso. Io credo che staremo su una routine di 5 esercizi, 2 esercizi in spinta, 2 esercizi di alzate laterali e concluderemo poi con i deltoidi posteriori. Tantissime volte mi chiedete perché non faccio mai deltoidi anteriori. Allora, è una scelta tecnica sulla mia persona, cosa che forse non farei invece se dovessi non allenarmi con, ma allenare Simone. Okay. Quindi quando io alleno le persone, il deltoide anteriore, a meno che non abbiano caratteristiche morfologiche particolari, lo faccio allenare. Quando faccio allenare le persone con me, dove l'obiettivo è far sì che loro provino il mio allenamento, io non faccio i deltoidi anteriori perché è una parte muscolare che ho già abbastanza molto avanzata. Buona, molto avanzata è una parola grossa, buona. Ce l'ho abbastanza buona. Se è una parola grossa per te, non lo so io che devo fare. Mentre in realtà mi concentro di più sui fasci laterali e sui posteriori, che sono quelli che soprattutto nelle pose di schiena sono quelli che rendono di più. Anche perché quando voi fate una military press, un lento avanti, delle spinte con i manubri, dove la vostra posizione del busto non è prettamente 90 gradi, ma anche solo leggermente inclinata, un po' di coinvolgimento del deltoide anteriore lo avete comunque. Come quando fate i pettorali sulle panche inclinate, ce l'avete. Molto più difficile invece che voi lavoriate il deltoide laterale, se non specificatamente con gli esercizi che vadano a colpirlo. Quindi diciamo che il deltoide anteriore è un muscolo che già viene condizionato anche quando fate altro, e nel mio caso specifico non ne ho così bisogno. Ma ripeto, se dovessi invece magari allenare Simone, glielo farei fare in maniera selettiva con delle alzate frontali, manubri, bilanciere, eccetera, eccetera. Cominciamo? Sto qua. Cominciamo. Dai. Ragazzi, primo esercizio, spinte, shoulder press. Mi chiedete molte volte perché non faccio lavori a corpo libero, come ad esempio qua potevo fare una spinta con manubri. Ve lo ripeto ragazzi, quando faccio i video preferisco concentrarmi sull'intensità e sulla prestazione piuttosto che sull'impostazione, perché mettiamo conto che dovessimo fare i manubri. Mi accorgo che Simone è più concentrato a gestire i manubri piuttosto che alla spinta e al carico. Perdiamo più tempo a correggere la tecnica piuttosto che alla prestazione fine a se stessa. Avendo poco tempo e volendo concentrare un allenamento che dia la reale percezione di intensità,
utilizzo la macchina, dove a livello biomeccanico il movimento è uguale, il reclutamento muscolare è uguale, ma non devo stare troppo attento alla tecnica perché la macchina fa il 90% della traiettoria guidata, ok? Una serie barra due o tre serie di riscaldamento, quattro serie, 6-8 ripetizioni, eccentrica sempre controllata, decisi ma non senza controllo nella concentrica. Quindi il mio focus deve essere gestione del movimento verso il basso, come al solito massimo stretch, di conseguenza quando parlo di deltoidi vuol dire cercare il massimo a fondo in maniera tale che il deltoide si stretchi, e quando parto per la spinta non con foga senza controllo, ma visto che il carico sarà impegnativo, bello deciso, ok? Già ora nel riscaldamento vi simulerò il ritmo che poi dovremo avere quando avremo il carico pesante, ok? Il ritmo sarà questo. Le facciamo non tante, 10-12, se è proprio leggero 15, ma deve essere proprio un riscaldamento, un condizionamento. Quando ho finito, easy start e posso togliere le mani. Siccome non è una gara che carica di più, visto che è un punto abbastanza tuo delicato, se senti che questo carico già ti impegna, 5-6 ripetizioni. L'importante è che ci sia controllo muscolare, ok? Okay? Parti qua, spingi qua e ti facilita la partenza, ok. Gomiti perpendicolari e via su, ok. Scendi e streccia, questo era il suo gomito se l'avete sentito. Scendi, scendi, streccia, streccia, streccia. Ok, non dimenticarti anche quando scendi porta avanti i gomiti. Ok. Se senti che le spalle sono già impegnate ne fai 6 e basta. Ok, riscaldamento fatto, questa è la prima delle quattro serie pesanti. Carico non lo so, io parto con quattro pizze, vediamo l'eventualità che fosse leggero o pesante, poi ci sistemiamo. 6-8 ripetizioni, idem con te. Partiremo poi con un carico, vediamo come lo gestisci, vediamo se abbassare o aumentare. Okay. Vedo che anch'io ti prendo un attimo le misure, ok? Buffer o cedimento. Come ben sapete non tifo né per una strategia né per l'anno né per un'altra. Oggi lui con me lavorerà a cedimento, potrebbe non essere, se io fossi il suo trainer, la migliore strategia, ma oggi non siamo qua perché io diventi il suo trainer, siamo qua perché lui provi il tuo allenamento anche solo come esperienza extrasensoriale, cioè nel senso anche solo a livello di percezione, anche a livello emotivo, dire oggi provo a fare quello che fa lui, ma non perché io sia migliore, perché io farei la stessa cosa se venissi con te a far pugilato. Tu hai un'impostazione di una certa tecnica, io copierei la tua quella volta, poi se invece tu dovessi seguirmi a far pugilato mi imposteresti in maniera diversa, ma la volta che io vengo a provare il tuo allenamento di pugilato io faccio quello che fai tu. Idem qua oggi, quindi oggi come per quanto mi riguarda la mia strategia da sempre, faremo tutto a cedimento, quindi abbiamo 6-8 ripetizioni, il carico si adatterà in maniera tale che progressivamente la sesta o l'ottava sia l'ultima possibile fatta. Non ce ne deve essere la possibilità di farne una in più. Se facciamo una serie in cui avremmo potuto farne una in più, abbiamo fallito. Ok? Ok. Forza.
Una domanda, qui ti sprono a fare di più possibile. E questa è definita serie pesante comunque, no? Se ci alleniamo insieme, ci sproniamo anche. Se ti allenassi io no. Okay. Qua però sì. Okay. Vuol dire che questa la testo. Dalle prossime, se il mio obiettivo è 8 e alla sesta sono in crisi, tu me devi far fare. Tu mi devi dare una mano a farne 8. Okay. Leggero. Troppo leggero. Dice che è troppo leggera. Sto preoccupato. Io devo togliere tutte le vizze qua. Ho canato, leggera. Gestisci la discesa, non accorciarla, quindi sempre massima discesa e deciso quando sali. Forza. Parti qua. Già la prima, su, via. Ok, ci siamo. Una, vai tranquillo. Non limitare la discesa, scendi tutto. Scendi, 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 su. 3, ottimo. 4, mi ricordo i gomiti. Su. 5, tua, altre 3. Una, sì, scendi tutto. 2, sì, scendi tutto. 2, good job, qua. Questo è il tuo peso. Ok. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Dai, io, 7. Ah. Bella. Porca. Ok, io ho fatto la quarta serie, adesso faremo la quinta, che sarà l'ultima, e faremo un drop set. Che cosa vuol dire? Manterremo il carico con cui abbiamo fatto queste 8 ripetizioni massimali, ma ne faremo qualcuna in meno, quindi io starò sulle 6. 6 ripetizioni, appoggerò il carico. Simo mi toglierà una pizza a 20 per lato. Okay. E farò tutte quelle che riesco. Riappoggerò il carico, via un'altra pizza, tutte quelle che riesco. È una tecnica di intensità. Molti, soprattutto nel mondo natural, le reputano inutili. È scientificamente provato che non sia così, perché la tecnica di intensità nasce per dare un forte stimolo muscolare con una strategia che non sia strettamente legata a un carico elevato. Ok? Quindi cambio ritmo e intensità per far sì che il muscolo abbia uno shock senza dover avere come parametro di riferimento sempre solo il carico massimale. Simone farà la stessa cosa, quindi anche lui 3 scalate. Okay? Recuperiamo e poi facciamo la prossima. Ok, ultima serie, drop set, ve lo ripeto. 6 ripetizioni con il carico con cui prima abbiamo fatto le serie da 8, quindi stiamo leggermente più bassi. Mi viene tolta una piastra, quindi 25 kg, perché la prima piastra è da 25 e l'altra da 20. Farò tutte le ripetizioni che riesco, altro scalo di una piastra, tutte le ripetizioni che mi escono. Discorso, importanza delle tecniche di intensità da un punto di vista muscolare già spiegato, ma una cosa raga, io capisco che il bodybuilding ormai si è diventato molto tecnico, molto scientifico e, passatemi il termine, molto poco di cuore. Però secondo me anche un po' l'aspetto caratteriale, l'aspetto del testarmi non solo da un punto di vista muscolare ma anche da un punto di vista mentale, caratteristica che c'è in ogni sport, il vado oltre il limite, non deve essere persa. E la tecnica di intensità, proprio perché ti porta a livelli veramente di non riuscire più a sopportare il bruciore, in questo caso delle spalle, non vi testa e non vi fa migliorare solo dal punto di vista muscolare, ma vi mette alla prova anche dal punto di vista mentale. E la palestra deve essere un luogo dove voi avete prova non solo di quanto siete forti, ma anche di quanto siete forti,
non solo qui ma anche qui, se riuscite a resistere, a rimanere lucidi, a non farvi condizionare dal dolore, perché questo, di questo si tratta in una tecnica di intensità, potrete dire non solo di aver fatto un lavoro che vi fa crescere dal punto di vista fisico, ma che vi ha portato a un next level anche dal punto di vista mentale. Se non vi testate qua, dove potete farlo a vostra discrezione perché non vi obbliga nessuno, quando poi magari sarete obbligati a dar prova di quanto siete forti mentalmente anche in altri ambiti, un piccolo campo di prova l'avrete avuto qua, perché l'avete scelto voi. Questo è il mio consiglio, poi forse non capisco più un cazzo di bodybuilding. Una postilla, se volete andare a vedere cosa vuol dire resistere al dolore, andate a vedere l'allenamento di gambe fatto con Miloš a Las Vegas. Che molti hanno detto non è servito un cazzo, però a me ha portato un next level. Da lì, in poi ho avuto un altro approccio a fare le gambe. 3, 2, 1, ok. Via una. Ah. Dai, eh. Dai. Tutto, eh. Va ancora una. Via. Questo lo faccio per te, Luca. Solo per te. Good job. È il suo turno. Il carico che ho utilizzato prima, solo che per fare un drop la posta della pizza singola da 20 ne ho messa 2 da 10, quindi lui farà 6 ripetizioni con 40, toglieremo una da 10, tutte quelle che riuscirà con 30 anche aumentando il ritmo, e a volte quelle che riuscirai con 20. Se prima vi ho dato io l'ordine di scaricare, qua decido io quando. Okay. Quindi quando ti dico scarichiamo, tu ti fermi. Okay. E poi riparte il mio via. Sgombra il cervello, non pensare a nulla, perché questa è la serie con cui ti metti alla prova. Qua vedi davvero non quanto forte sei, quanto riesci a resistere. Forza, dai. Dammi una mano a staccare, Luca. 3, 2, 1, su. Ok. Vai. Con me, eh. 1, sì, il recupero in video ha fatto bene, molto bene. 2, non perde la discesa, forza. 3, sì, forza. 4, sì. 5, one more. Ok, ora usi i piedi, stai fermo qua. Stacchiamo sempre noi all'inizio, eh. 3, 2, 1, su. Ok, vai a ritmo. Una, sì, via, stendi meno, arriva alle mie mani, 2, via, 3, tensione continua, 4, sì, 5, 6, 7, 8, spingi. Oh, il peso del riscaldamento, forza, via, su. Ritmo, via, 1, 2, 3, dimostra te stesso che sei forte, che non molli, che non vince lui, vinci tu, sì, 3, 2, 1, bravo. Bello, tutta destra, è tutto tutta qua. Per farti un esempio, tante volte uno pensa che all'ultima ripresa magari vince quello che magari è più forte, più tecnico, più veloce, ma tante volte quando il match è lì e tutti e due gli atleti sono stremati, quello che poi porta il colpo in più, che riesce a stringere i denti, che anche che vorrebbe sdraiarsi per terra continua a colpire, eppure lì è tutta solo testa, a un certo punto diventa veramente solo testa. Secondo me ci sono due livelli di mentalità nell'atleta quando è forte mentalmente. Il primo livello è la capacità di soffrire, perché comunque qua a livello muscolare, sul ring, a livello di botte, sì. soffri. Ma pure a livello cardiaco. A livello anche condizionale.
Quindi vuol dire che la prima capacità che una persona deve avere è la capacità di soffrire, di resistere alla sofferenza. Poi passi al next level, che non solo riesce a resistere alla sofferenza, ma riesce a rimanere lucido. Perché, questo lo ammetto perché sono sempre molto oggettivo, qua devi spingere, quindi lucidità ce ne vuole poca, di fare su e giù. Ma quando sei in un match dove, come diceva Simone, entrambi si è stremati, quindi ti si annebbia la vista, non sei consapevole neanche di come ti stai muovendo perché sei in affanno, sei stanco, se riesci a rimanere lucido, vuol dire che riesci a analizzare la situazione e magari porti quel colpo che ti risolve il match. Qua devi rimanere lucido perché devi spingere, devi percepire la contrazione, ma è un movimento semplice. Quando sto combattendo, me lo ricordo nel judo, quando sono 5 minuti un round di judo, il combattimento dura 5 minuti, arrivi all'ultimo minuto, sì, vince quello che è più allenato, vince quello più tecnico, ma vince sempre quello che rimane lucido. E per rimanere lucidi quando sei stremato, devi veramente avere due palle così. Prima, saper soffrire, di essere capace, comunque anche quando soffri, di continuare. E se poi riesci a essere anche lucido, non dico che sei imbattibile, ma poco via. Ok, per alternare e cambiare un po' stimolo, prima di fare il secondo esercizio di spinta ci spostiamo sulle alzate laterali. Okay. Essendo appunto il secondo esercizio, quindi essendo ancora non in piena parabola discendente a livello di energia, Massimo, dai, ancora abbastanza... No, a livello di energie sì, però a livello di muscolare. Congestione muscolare, che è una cosa positivissima, già ho sentito parecchio. Senti molto lavoro. Pump. Sì, esatto. Quando c'è il pump, ragazzi, vuol dire che il muscolo ha ancora glicogeno e ha ancora potenzialità. Una delle avvisaglie che vi può dare il corpo per capire che siete sulla fine del vostro allenamento è quando, nonostante ti alleni, non senti più pump, okay. Senti scarico. In down, diciamo, sì. Senti il muscolo che, nonostante lo sto stimolando, che dovrebbe essere bello pieno, irrorato di sangue, gonfio, lo senti come se fosse stanco, scarico, morto. Svuotato. Svuotato, perché proprio si sta svuotando del glicogeno, dal glicogeno, perdonami. Quindi vuol dire che quella potrebbe essere una avvisaglia che forse, non dico di stopparvi immediatamente, ma da lì a poco il vostro workout. Beh, diciamo terminare. Quando sei tanto basso di carboidrati, ha maggior ragione, giusto. E mi raccomando, quando siete bassi di carboidrati, vi state allenando, infatti è il volume di lavoro che va modulato. L'intensità per continuare deve sempre essere alta. Accorcerete il volume di lavoro e idratatevi sempre tanto. Soprattutto quando avete pochi carboidrati, quindi non avete glicogeno, perché ricordiamoci che ogni molecola di glicogeno che entra nel muscolo si lega a 3 di acqua. Quindi se nel muscolo c'è glicogeno, c'è anche acqua. Ma se non c'è glicogeno perché mangiate pochi carboidrati, l'acqua dovete buttarla dentro voi. Quindi a maggior ragione, se avete i carboidrati bassi, bevete molto. Queste alzate laterali ormai le conoscete tutti, perché ormai tutti le chiamano alzate laterali alla Presti. Che cosa vuol dire? Che rispetto alla classica alzata laterale, dove io isolo il deltoide, facciamo un lavoro più con un manubrio, come lo chiamo io, di taglio. Quindi porto i gomiti in questa posizione, i pollici che si guardano, salgo con i gomiti verso l'alto e faccio una via di mezzo tra un'alzata laterale e una tirata al mento. Okay. Volutamente, perché oltre al deltoide laterale e anche posteriore, volutamente voglio che lavorino anche i trapezi. Okay. Okay. Quindi, avendo un lavoro così complessivo, la capacità di carico che posso avere è un pochino più alta. Okay. Cioè, se con le classiche alzate laterali in isolamento, uno forte quando fa 18-20 kg sei davvero forte, quasi in uso 32,5. Perché? Perché quando comincio a essere in difficoltà sull'alzata laterale, fletto un po' di più il gomito e vado su una tirata. Okay. Ma è un movimento voluto. Quando cominci a essere un atleta evoluto, esperto, adatti anche delle esecuzioni in relazione alla tua morfologia. Io ho sempre avuto un buon deltoide, mancavo in trapezi. Quindi ho inserito volutamente un lavoro che condizionasse anche i trapezi quando facevo le spalle. Su un altro soggetto, come potrebbe essere un mio atleta, Bolzoni, che ha i trapezi molto sviluppati, a lui invece le faccio fare classiche, perché questa zona non ha bisogno di lavoro. L'esecuzione dell'esercizio si adatta sempre quando si è evoluta la morfologia. Infatti, ragazzi,
quando io vedete che faccio un rematore con bilanciere non completamente parallelo, ma col busto leggermente inclinato, e qualcuno mi dice non sta facendo un rematore corretto. Rematore si intendono tutti quegli esercizi dove c'è una estensione e flessione degli arti superiori e si porta un carico verso di sé con lavoro della parte posteriore del torso, del dosso, quindi il dosso, ok? Che io la faccia qua, è sempre un rematore, solo che in funzione dell'inclinazione del busto e della traiettoria colpirò di più il gran dorsale, il centro schiena, l'orizzontale del trapezio, la parte di inserzione dorso lombare, cioè sono io che decido quando so gestire il movimento, dove andare a colpire. Quindi quando io faccio un rematore col busto non perfettamente parallelo ma più alto, è perché di gran dorsali ne ho abbastanza, voglio fare il centro schiena che invece mi manca. Quindi non è che non sto facendo un rematore, non sto facendo un rematore come voi lo conoscete canonico, sto facendo un rematore che si adatta alle mie necessità, che sono quelle di non avere altro gran dorsale, ma di avere uno spessore più alto, uno spessore maggiore. E lo spessore lo fai come? Aumentando l'angolo di flessione del tronco sulle gambe, quindi non tenendolo a 90 gradi, ma aprendolo e facendo una trazione che più verso l'ombelico è sopra, come se facessi un pulley. Io capisco che catalogare sia uno strumento mentale che facilita tutto, perché io ho delle categorie, no? Certo. Ectomorfo, mesomorfo, endomorfo. Ma se trovo l'endomorfo con caratteristiche simili anche all'ectomorfo, come lo catalogo? Siamo talmente diversi uno dall'altro, è giusto creare delle categorie, ma consapevoli che poi ci sono delle particolarità che ognuno di noi ha per le quali il lavoro va differenziato, perché sennò io faccio una scheda uguale per tutti gli endomorfi, certo, tutti gli ectomorfi e tutti i mesomorfi. Cioè, talmente tante variabili, dici, in ogni persona che... L'endomorfo che avrà degli arti inferiori muscolosissimi, nonostante magari un po' di massa grassa, e sopra sarà molto magro a livello muscolare. C'è l'endomorfo che ha le gambe molto magre e sopra è molto grosso. Sono due endomorfi come categoria, ma vanno ovviamente trattati in maniera completamente differente. Uguali i rematori, il rematore non è uno e unico, il rematore è questo esercizio, lo posso fare così, 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 con i manubri, col bilanciere, con un lavoro circolare, con un lavoro a traiettoria fissa, in diversi modi. L'importante è essere consapevoli che quello che sto facendo lo sto facendo per un motivo, non a caso. Smetto di parlare, andiamo a fare la zanta d'aria. No. Qua stiamo più alti, 12/15. Ok, fermo qua. Porta qui. Fai questo. Okay. Questo. Questo, porta sempre avanti i gomiti. Questo. Sulla testa. Okay. Oh. Avete visto come spontaneamente da qua lui comincia a fare questo? Sì. Ma è normale, perché la classica impostazione delle alzate laterali, essendo abituato a fare quelle da una posizione che non conosci, ti vede a tornare qua, quindi da qui a qua. Imponiti di avere sempre i pollici che si guardano, i mignoli verso lo sterno, okay, e i gomiti avanti, ok? Gran buone. Quella è anche la riga. Sesta serie, 15 ripetizioni, abbiamo fatto 1 minuto e mezzo di recupero. Questa al limite, mai scalato il peso. Wow.
bruciano un casino. Provate a fare così le attrate laterali, anche se escono magari un po' dagli schemi di quelle canoniche, e ripeto, sono adattate a me, ho comunque in dubbio che l'interrotazione del gomito attivi di più i fasci laterali del deltoide. Fatela sempre che non abbiate, questo deve essere importante, nessun problema articolare tendino legamentoso alla spalla, lì allora fare quelle canoniche, ma se avete una spalla sana provatelo. Simo, andiamo, forza. Mi raccomando l'impostazione, io una mano io a tenerla. 3, 2, 1, via. Sì. 2, 3, 4, 5, qua, via. Ok. 7, forza, forza, Simo. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 3. Bel lavoro. Bello, lavoro. Bello. Sensazione? Buonissime, sento le spalle un fuoco. Full. Sì, esatto. Piene. Senti già in discesa o le senti piene? No, piene ancora. Qui ci sta ancora? Sì. Ok. Bene. Secondo esercizio spinta, terzo compressivo della routine. Questa è una delle mie macchine preferite. È una macchina che simula perfettamente i manubri. E voi direte, che differenza c'è con la prima shoulder press? Che la traiettoria di questa macchina ti porta obbligatoriamente, visto che l'inclinazione delle guide, delle due impugnature è più accentuata rispetto alla convergenza che aveva di là, ti porta ad avere uno stretch maggiore quando scendi. Qua sfruttalo tutto, Simo. So che automaticamente viene più spontaneo fermarsi prima per dare meno stress, ma noi cerchiamo il massimo stress. Quindi scendi, allunga il più possibile e poi vai verso l'alto. Qua il carico è molto più realistico, è proprio più simile a un lavoro a corpo libero, okay? Contando che siamo al terzo esercizio, le spalle, per quanto le sensazioni siano buone, sono un po' stanche, partiamo con un peso X, al massimo lo adeguiamo. Qua torniamo sul numero di ripetizioni, però medio basse, e poi torneremo su un numero di ripetizioni medio alte sulla prossima alzata. Allora, ce ne stavano ancora, però avendo 5 serie anche qua, preferisco stare leggermente più basso ora e caricare i cicli in più quella dopo. Non ho idea qual carico, partiamo con 10, visto che lei mi ha fatto, testi anche il movimento e poi eventualmente aumentiamo, ok? Ok. E spingiti forte indietro in modo che i lombari siano appoggiati. Ok, adesso spingi verso l'alto, ruota, bravissimo. Vedrai che più scendi, più allargando, streccia, bravissimo. Sufficienti già questi, fanne 8 così, 2, sì, 3, perfette, 4, anche se leggero fermati 8, 5, 6, 7, 8, chiudila, molto okay. Particolare, visto? Sì. Perché ti costringe ad allontanare. Non ti permette di tenere il manubrio vicino, quindi avere una leva più corta, meglio, un angolo più stretto, essere facilitato, ti porta ad avere un angolo più ampio. Senti un fortissimo stretch sul laterale. Mamma mia. Prima di 5 serie, le altre facciamo in autonomia, vi facciamo vedere l'ultima bella cotta. Tutte le fasi che, di cui stavamo parlando, che mi stavi dicendo che hai vissuto, non sembra, ma l'ho vissute praticamente tutte io nel mio passato, tutto ci ho avuto, tutto, capisco benissimo tutte le fobie, tutte le paure, tutto, ma è normale, conosco tutto a memoria. Non sembra, non vuol dire un cazzo, perché io ho scelto la strada di fare il culturista professionista e quindi magari sotto i miei aspetti capisco la tua frase,
se io vengo sul ring con te, dopo 30 secondi c'ho un infarto morto per terra. Quindi non c'entra niente quanto grosso sei, a parte che muscolarmente stai bene, ma non stiamo adesso a fare le sviolinate. Qualsiasi sport uno fa da ragazzino, se veramente ci tieni, non avendo nessun paletto, nessun riferimento, sbarelli. Oh, ed è per questo che è fondamentale che abbiate una figura di riferimento. Io quando cominciavo a fare bodybuilding ero in Valle Camonica e c'era solo il mio miglior amico, come se fosse un fratello, che avendo avuto da giovane la passione per il bodybuilding, mi disse: Andrea, devi fare bodybuilding perché è la tua strada. Ma non avevo nessuno, cioè io dalla Valle Camonica a Milano non sapevo chi incontrare per poter fare una domanda anche tra le più stupide: quando si prendono gli amminoacidi? Ero completamente in balia di me stesso. Io avrei pagato per avere nel 2003-2004 YouTube con il canale di Simone Workout, il canale di Andrea Presti, il canale di tanti altri creator che fanno contenuti dove un ragazzo la prima volta che va in palestra ha già perlomeno un'idea di quello che andrà a fare. Io queste cose non le avevo. Se avessi avuto qualcuno che mi poteva dare un'idea di anche solo come approcciarmi, forse adesso sarei ancora un next level, perché avrei perso meno tempo, o forse no, ma sicuramente avrei evitato tanti errori che mi sono serviti, ma alcuni erano anche evitabili, tranquillamente. Raga, ultima serie. Qua nessuna tecnica di intensità, però abbiamo sempre mantenuto dalla prima all'ultima serie lo stesso carico. E lo faccio anche senza gomitiere perché mi sento estremamente arrogante. Dai, ce n'è ancora, eh? Vai, un'altra. Vai, ancora. Altre due. Ah, ci stavano però, hai ragione. Ci stavano. Stavolta hai ragione, ci stavano. Il ruolo dello spotter. Tanti quando si allenano con me hanno quasi paura di incitarmi. Dovete aver paura. Se scelgo di allenarmi con qualcuno è perché voglio anch'io questo. E lui tra l'altro ha anche una modalità giusta. Il maggior rischio di perderla è quando subentra l'ossessione, quello è. Uguale quando l'amore che tu hai non è verso qualcuno, ma verso qualcosa. In questo caso uno sport. Hai detto la parola giusta. Se sei ossessionato da una donna, è forse la strada migliore per perderla, perché le rendi la vita impossibile. E lei non percepisce più amore, ma percepisce follia. Immagina che lo sport che hai scelto sia la tua donna. Essere ossessionati da uno sport è la strada più facile per avere il rigetto di quello sport e non poterlo più vedere. Ma non perché tu lo molli, perché sarà lui a porsi nei tuoi confronti in maniera che tu un giorno arriverai a dire: non ne posso più. Ultima, forza. 3, 2, 1, andiamo. Questo è lo stress che voglio. Però deciso quando sali. Sì, 2, 3, sì. Sì, altre 4 almeno. Forza. 5, sì, non mollarmi. 6, non velocizzare, controlla. Sì, che ci siamo. Ce l'ho. Hop. Bravo. Bella mentalità, bravo. Molto, molto bene. Scusa. Bello. Questo è un bel macchinario tosto. Questo mi piace un casino. Brucia. Questa tipologia qua di panatta, anche per i pettorali che c'è lì dietro, ma anche quella piana per il petto, è veramente fighissima. Fighissima. Spero sempre che i match durino una ripresa.
in positivo nei miei confronti, ovviamente non tre perché tendo tanto a calare verso l'ultimo. Quando combattevo anch'io ero così, anche perché ero molto fisico. Io quando combattevo, facevo judo, avevo veramente una scarsità tecnica imbarazzante, però ero molto molto fisico, quindi se volevo concludere l'incontro dovevo farlo nei primi 2-3 minuti. Quarto e quinto minuto ero veramente in difficoltà perché il fiato moriva e chi era più tecnico di me invece mi gestiva. Però in quei 3 minuti iniziali ero tosto. Ok, non voglio più partire dicendo ok. Quarto esercizio e secondo alzata laterale. Non mi ricordo se vi avevo preventivato 2 esercizi con i manubri o no, perché in testa avevo di fare un'alzata laterale da seduto con i manubri, dove invece eseguivamo una esecuzione canonica, quindi classico braccio leggerissimamente flesso e traiettoria laterale per colpire il deltoide senza questa volta intervenire con i trapezi, ma non mi ricordavo che c'era questa macchina che facilita il tutto. E tra l'altro uno ha una capillarizzazione del carico molto comoda, perché le piastre le puoi cambiare anche solo di 5 kg e ti danno già una differenziazione importante. Qua si può addirittura decidere da che parte e da che angolo far partire la trazione. Noi le faremo con la partenza in massima adduzione, ma se volessimo fare un lavoro parziale potremmo partire anche già con le braccia leggermente abdotte. Okay. Quindi in questo caso la macchina, segnatevelo, la reputo molto più funzionale del lavoro a corpo libero. 12-15 ripetizioni, movimento di isolamento massimo per il deltoide, il corpo ci porterà involontariamente a cercare di piegare di più il gomito, okay, perché chiaramente più l'angolo si accorcia meno fatica faccio, ma noi ci imporremo di tenere invece un braccio quasi teso e faremo un minuto di recupero, perché voglio che la spalla rimanga sotto pressione rispetto ai lavori precedenti per un ulteriore cambio di stimolo. Ok? Partenza quindi dai lati e via. Un minuto, via, mettiamo 25, Simo, stai su dritto, guarda verso avanti, via, su, braccio quasi teso, bravo, via, vai anche più alto, Simo, vai anche più alto, ringrazio. Porta. Stop, a posto. Quinta e ultima serie con un minuto. 12 secondi da ora. Brucia, no? No, morto, cazzo. C'ho 10 secondi. Peso. Abbiamo aumentato un attimino. Forza. Questa è l'ultima dei laterali, quindi 100%, 110%. Go! Sì. Troppo lento, vai, è l'ultima. Se rallenti così tanto muori. Questo è più orgoglio che muscolare, eh. Ormai le spalle sono cotte. Sì. Sì. Forza. E 5. Dai, Simo. 3. 2. Bravo. Brucia, no? Mazza, bello. Ormai, non ne sento più.
Non sento più le spalle, raga. Mamma mia. Macchinario top. Li ascolto. Un minuto di recupero si sente, perché parte uno, poi l'altro, poi uno, poi l'altro. Questo è un altro sistema per non dover sempre essere troppo legati al carico alto. Accorci i recuperi. Ti fa morire chi ha queste teorie dove il recupero non è importante. Le tecniche di intensità non sono importanti. Io non capisco come nell'effettivo di uno che ha fatto anche solo dei pesi si possa pensare che non possano servire. Cioè, ma anche solo per la percezione dello stimolo che hai. Sembra quasi impossibile che uno non possa capirlo. Ma sto già solo provandolo, cioè... E infatti il mio dubbio è che tanti di quelli che fanno i teorici sull'allenamento... Non si sono mai allenati. Non si sono mai allenati. Mai. E questo per me è un grosso problema. Uno dei più grossi problemi. And the last but not the least, i posteriori. Vi ricordo sempre di dare molta attenzione ai posteriori, soprattutto per chi tra voi che sta guardando il video vorrà gareggiare, perché il deltoide posteriore, che è un muscolo molto piccolo e tante volte non lavorate in maniera specifica con la scusa sì, ma tanto quando faccio il dorso comunque lo includo, è un muscolo che quando voi fate le posizioni di back, le pose di back, soprattutto il doppio bicipite di schiena, fa risaltare tantissimo la completezza della spalla. Nonostante è un muscolo molto piccolo, è un muscolo che fa veramente la differenza nelle pose di schiena. Si può lavorare con i manovri, si può lavorare con i cavi. Io, da quando in quasi tutte le palestre ormai ci sono i pack back, lo faccio lavorare sempre qua. Allora, questa macchina non ci permette l'impugnatura che mi piace di più, che è l'impugnatura prona. Ok. Ci permette di lavorare con l'impugnatura neutra. Comunque il deltoide posteriore lavora comunque. Carico non eccessivo, perché essendo un muscolo piccolo non ha una potenzialità di carico così eccezionale. Posizione busto dritto, porto in tensione già il carico e vado in abduzione portando i gomiti verso l'esterno. Stiamo su ripetizioni alte, 12-15. Qua il carico non serve davvero alto, Simo, fai 25 comodi. E mi raccomando, cerca di concentrare sul deltoide posteriore, che è questo muscolo qua. Forza. Alza la testa, solleva i gomiti, portali più alti in questo senso. Piega un po' il braccio, piegalo. Così. No, piegalo qua, bravo, così. E vai indietro con i gomiti, via. Qua. E lavora qua. Eccolo, eccolo. Non abbassare i gomiti. Molto bene. Ok, adesso chiudi meno, stop, torna. Se no lavorano tanto anche i trapezi, non servono. Già meglio. Alzi i gomiti, Simo. Stop. Basta. Ovviamente, quando il deltoide posteriore è cotto, tende a compensare col gomito verso il basso, ma è normale. No, buono, buono. Lui, ad esempio, io, ripeto, più che vederlo sporadicamente qualche volta, non l'avevo mai visto, sono sincero, dal vivo neanche allenarti, ha una buona mentalità. Non tanto perché solleva tanto, solleva poco, ma perché esegue sempre gli esercizi con l'impostazione che gli viene data. Vuol dire che, tornando sempre ai concetti di prima, rimani lucido. Quando subentra la fatica, la lucidità la perdi, perché subentra la fatica, subentra poi il bruciore, il dolore, e quindi il tuo corpo si mette in tutte le posizioni possibili per avere meno male, ma comunque completare il movimento. Tu invece, rimanendo in quella postura, vuol dire che mentalmente rimani lucido e ti imponi di rimanere lì. Non è una roba facile. Diciamo che tendenzialmente si cerca, diciamo, di bypassare il punto critico dell'alzata quando, esatto, quando non se ne può più. Il vero
culturista, o in questo caso la persona che veramente ha compreso il senso di allenarsi con i pesi, non scappa dalla difficoltà che gli pone l'esercizio, ma cerca di riproporlo ogni volta. Io so che il punto critico è i primi 10 centimetri. La persona inesperta si fermerà prima, il culturista ricerca proprio quei 10 centimetri, perché è consapevole che sono quei 10 centimetri che fa la differenza nello sviluppo muscolare. È come chi quando fa lo squat non scende fino in fondo, fa le prime due accosciate fino in fondo. Quando si rende conto che il punto critico è dalla massima accosciata fino a 90 gradi, perde quello spazio e arriva solo fino a 90 gradi. Il culturista invece volontariamente ricerca proprio la massima accosciata. Quinta, poi faccio io, fai tu, dici un po' di sensazioni, ok? Dovrebbe, anticipo io già, essere stato un allenamento non massacrante, ma dovresti aver percepito molto molto focus sulle spalle, poi mi dici dopo. Ancora tre. C'è pure la quarta, altre tre allora. Bravo. Bello. Benissimo, subito tu. Non ti faccio recuperare, forza. Tre, due, uno, via. Sì, uno. Stop, torno, via. Due. Tre. Quattro, perfetto. Bene, 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 bene. Cinque. Sei, io te ne ho rubata una. Sette. Otto. Nove. Dieci, come altre cinque. Uno. Due. Tre. 4. Sì. Bel lavoro. Grande Simo. Vai. Bel lavoro. Sensazioni, Simo? Intanto ho le spalle cotte. Cotte a fuoco. Dicevo prima che non riesco neanche a grattarmi l'altra spalla. Cioè, questo è il mio massimo che riesco a fare oggi, seriamente. E se avessimo fatto anche pettorali, ci scappava anche il crampo, perché ricordatevi che non potete dire di aver fatto bene i pettorali se quando vi lavate le ascelle non avete i crampi, per forza matematico. Cosa ridi, Mike? Se mettiamo come lavarti le ascelle pettorali dopo aver fatto petto con me? Non è che bello, rimane incartato così. Di come serviva un autista al ritorno, voi, come guidavo io. E non abbiamo fatto gambe, sono altro che no. Autista. Infatti un'altra cosa che volevo dirti è che ovviamente, come abbiamo detto all'inizio allenamento, non è stato un allenamento che dici il più massacrante della vita, torno a casa morto, non così. Però quello che mi è piaciuto è che innanzitutto il focus sulle spalle c'è stato tutto in ogni esercizio, in ogni serie, in ogni ripetizione, che era ciò che poi volevamo. Ovvio, essendo un muscolo piccolo a livello pure, diciamo, del sistema nervoso, non è che c'è questo grande shock. Esatto. Del sistema nervoso, ma anche proprio più organico. Organico. Cioè, quando io finisco di fare uno squat, anche dal punto di vista cardiopolmonare sono affaticato. Qua è difficile che io abbia meno dispendio, diciamo. Che io abbia un affanno dal punto di vista rispetto ad aver fatto un'alzata laterale. Infatti, come finiamo di fare la serie, riusciamo anche a parlare. Se avessimo fatto uno squat alla morte, col cazzo che si parlava dopo aver fatto una serie, per 5 minuti si stava zitti. E poi un'altra cosa a livello proprio di feeling, pure con te, come mai guidato, mi sono trovato da Dio. Infatti, nonostante sapete bene che l'obiettivo di questo format è quello di dimostrare come, a prescindere
dall'ambito, dall'ambiente da cui provengo una persona, il bodybuilding può essere una passione condivisa da tutti. In questo caso, questo discorso c'entra ben poco perché lui è dal mio ambiente, quindi sapevo già. Però nonostante veniamo dallo stesso ambiente, nonostante sapevo che Simone è una persona che si allena, non sempre c'è feeling. Cioè trovi delle persone che magari sono anche di alto livello, però con cui allenandoti non ti trovi male. Non ti trovi. Banalmente, anche perché, come dicevamo prima, non c'è proprio l'approccio giusto. C'è quello che non ti incita, c'è quello che magari ti incita pensando che urlandoti in faccia ti faccia bene, quando invece a me personalmente, se uno mi urla in faccia, mi dà proprio fastidio. Quando invece io stesso, se capisco che la persona davanti a me ha bisogno di un urlo in faccia, sono il primo a farlo. Quella è la questione di feeling. Devo dire, mi sono trovato molto bene e ancora complimenti per la mentalità. Non complimenti per la prestazione, quella è elevata perché sei un atleta evoluto, ripeto, non facciamo sviolinate. Ma nonostante tu sia un atleta evoluto, nonostante la prestazione con i carichi sia stata ottima, la mentalità è un'altra cosa. Ho visto tanti atleti professionisti con dei fisici mostruosi non avere mentalità. Questa invece te non manca, quindi complimenti. Grazie, e ovviamente è stato pure un grande onore e piacere, perché comunque nel tuo cioè diciamo nell'ambiente del bodybuilding, allenarsi con l'elite, se permettete, cioè col massimo, è sempre, impari sempre tanto, insomma, quindi... Davvero piacere mio, davvero. Ragazzi, vi ringraziamo come al solito, ci vediamo. Grazie alla prochaine fois. Dai. Grazie Simo. Grazie a te. È veramente un piacere. Piacere mio enorme. Sì.